Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una delle schiscette più semplici e veloci che io adoro preparare, il couscous di verdure. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un po', ma quelli giusti. Partendo dal couscous ci sono 200 grammi, c'è un porro piccolino tagliato finemente, 100 grammi di piselli, potete scegliere quelli freschi oppure io per comodità oggi utilizzerò quelli in scatola, 100 grammi di pomodorini ciliegino, 300 grammi di zucchine tagliate a pezzettini, una melanzana media dolce striata viola tagliata a cubetti, tanto basilico a insaporire, un cucchiaino abbondante di capperi dissalati, 20-30 grammi di olive taggiasche, olio, sale e pepe. Io non vedo l'ora di incominciare perché è buonissimo, ve lo assicuro. Mettiamoci subito a cucinarlo. La prima cosa da preparare è il couscous, così che abbia il tempo di riposare e di intiepidirsi, andandolo dopo a sgranare. La proporzione per prepararlo è sempre 1 a 1, 100 grammi di couscous, 100 grammi di acqua. In questo caso io il couscous l'ho pesato all'interno di questa tazza, esattamente 200 grammi, e ho riscaldato, portandolo a bollore, 200 grammi di acqua, una tazza di acqua. Andiamo a versare sopra il couscous, lo copriamo con pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per una decina di minuti, aggiungendo anche un filo d'olio prima di coprirlo. Andiamo a coprire, aggiungo anche un filo d'olio, lasciamo riposare e a dopo. In questa casseruola ho riscaldato 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere il porro all'interno e lasciamolo appassire qualche minuto. Il porro è ben rosolato, aggiungiamo i pomodori, quelli grandi li ho tagliati in 4 parti, quelli piccolini a metà. Facciamo insaporire qualche secondo, appena ci aggiungiamo anche gli altri ingredienti subito. Aggiungiamo le zucchine, lasciamo insaporire qualche minuto. Sono passati circa 5 minuti, andiamo ad aggiungere le melanzane. È arrivato anche il momento di regolare di sale e pepe. Facciamole cuocere per una decina di minuti, dovranno appassirsi un pochettino. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, le verdure sono cotte ma non si sono ammosciate tantissimo. Andiamo a mettere gli ultimi ingredienti, i pisellini, i capperi. Mi raccomando, se usate quelli sotto sale sciacquateli bene prima per non mettere troppo la sapidità, e le olive taggiasche. Lasciamo insaporire ancora qualche minuto e poi il gioco è fatto. Come prima cosa dobbiamo andare a sgranare il nostro couscous che ha riposato, aggiungere casomai anche un pizzico di sale, non tantissimo perché comunque ci sono le olive taggiasche belle saporite, i capperi anche, abbiamo già salato le nostre verdure. E ora non resta che andare ad aggiungere le verdure. Non ci resta che andare a mescolare bene tutto e lasciare insaporire. Aggiungiamo anche le foglioline di basilico, spezzettate piccole piccole. Tutto attorno. Finiamo di mescolare. Allora, se potete, lasciatelo riposare un pochettino, qualche ora. Potete servirlo tiepido, lasciandolo riposare una mezz'oretta, oppure anche freddo. Meglio ancora se lo servite domani, lasciandolo riposare una notte in frigorifero. Il nostro couscous di verdure è pronto. Io lo lascio per il momento sul marmo della cucina senza coprirlo. Lo lascio intiepidire, quasi raffreddare del tutto.
tutto prima di metterlo in frigorifero e lo lascio riposare tutta notte, così che domani tutti i sapori si saranno amalgamati e sarà buonissimo e gustosissimo da mangiare. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Buon appetito, ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.